identità e soprattutto ho una voce per andare a Sanremo. Come state? Spero tutto bene, perché sono pronto a rovinarvi la giornata. Cioè no, perché io non vi rovinerò la giornata, anzi dirò oggettivamente delle cose. Ieri sera praticamente stavo fantasticando sul web, stavo circumnavigando l'internet, quando a un certo punto mi sono imbattuto nel mio social preferito, ovvero Twitter, che se non mi seguite dovete assolutamente seguirmi. E sono tipo questo su Twitter, cioè il verificato. Quando ad un certo punto qualcosa attira la mia attenzione: i trend topic. E fra i trend topic di ieri sera, che mannaggia l'inglese, io che non lo conosco, c'era Greta Menchi. Ah, e finalmente ho sentito un po' l'aria delle più facili. Quindi ho detto, allora mi sono informato ancora di più, ho detto, perché Greta Menchi è fra le tendenze? In genere quando un creator è nelle tendenze di Twitter è perché ha fatto un qualcosa, qualsiasi tipo di cosa, cioè uno youtuber qualsiasi cosa faccia è fra i trend topic di Twitter, indipendentemente da quello che fa. E c'erano più di 15.000 tweet su Greta Menchi e Sanremo. Io ho detto, come sarebbe a dire tipo Greta Menchi e Sanremo ha iniziato a cantare? Allora io ho incuriosito sempre di più da tutto ciò, ho iniziato a scrollare, a leggere e a ridere, perché tutti questi 15.000 tweet riguardavano il fatto che Greta Menchi nell'edizione numero 600 di Sanremo sarà, aprite bene le orecchie del cervello, tra la giuria di esperti, affiancato comunque da nomi celebri, illustri, e Greta Menchi. Però c'è anche da dire che la maggior parte dei tweet citavano: chi è Greta Menchi? Chi cazzo è Greta Menchi? Cosa fa Greta Menchi? Cosa ha fatto Greta Menchi per essere giudice, esperto, giudice della giuria, giudice, lei è un giudice, lei ha un martello, è lì che giudica tutti, lei giudica tutti. E quindi ci penso io a dirvi chi è Greta Menchi. Per tutti coloro che non conoscessero Greta Menchi, è una Twitter star, c'è un social, Greta Menchi è la star di quel social, per intenderci. E appunto è una nota youtuber italiana, nata ad Ostia, che però attualmente vive in Malesia. Voi vi domanderete, allora, essendo una youtuber, che tipo di video fa? Ve lo spiega sempre Albert, che so sempre io. Fa video sull'ASOS. Non sull'ASOS, anzi, come poi si dice che ASOS è italiano. Fa video sull'ASOS. Fuck your bitches. Si può definire comunque come una youtuber metà italiana, metà americana, inglese, un po' di tutto. Cioè, perché tipo inizia una frase in italiano e la finisce con bitches. Qualsiasi cosa, dice, la scuola è molto bella perché bitches. Spero di questo video sono bitches. È anche una famosissima cantautrice italiana. Infatti, se possiamo ascoltare qualche piccolo pezzo. Come on, make a baby. Non ti arrabbiare che ti vengono le unghie. Detto questo, andiamo avanti. Siccome ieri su Twitter mi sono divertito tantissimo, oggi andiamo a commentare insieme una top 10 dei tweet più divertenti su Greta Menchi come giudice di Star Wars di Sanremo. Commentate qui sotto con un vostro pensiero, cioè appunto cosa ne pensate di Greta Menchi come giudice supremo del mondo. Uno dei tweet più divertenti in assoluto che ho letto ieri sera è di una certa Command_Santin, che si interroga un po' sul momento comunque del colloquio di Greta Menchi comunque con chi di dovere di Sanremo, dove in pratica la domanda: curriculum musicale di Greta Menchi? Ho fatto le vacanze con Fedez, e subito dopo presa. Molti di voi magari si domanderanno: ma come Simone, tu e Greta Menchi avete fatto social face insieme, avete fatto tante cose insieme, avete andato a Parigi insieme? Sì, poi le persone cambiano. E Laura in YouTube comunque si passa una mano sulla coscienza e scrive: probabilmente chi ha messo Greta Menchi nella giuria di Sanremo, io mi tengo fuori, si è dimenticato dell'esistenza delle cover di Drag Me Down e Chip. Oddio, se si dice ASOS, allora si dice anche Chip Tales, Drag Me Down. Io davvero posso dire una cosa, io odio tutte quelle persone che magari vanno una volta a Londra, tornano e penso di parlare benissimo l'inglese, tipo dicono: io vado a prendere il bus, hanno sempre chiamato Pullman, vengono in telefono, ho preso il bus, basta. Sempre scrollando la timeline di Twitter, c'è chi se la prende un po' con le lezioni di Donald Trump in America e le associa in un certo qual modo anche a Greta Menchi. Il fratello di Paglia in particolare scrive: dopo Donald Trump come presidente degli Stati Uniti e Greta Menchi come membro della giuria di Sanremo, posso aspettarmi di tutto dal mondo. Tenendomi sempre fuori da qualsiasi tipo di controversia o di dibattito, Need Luisa, che cazzo sti nomi degli account di Twitter, chiamatevi Pasquale, non vedete le donne. Scrive: artisti come Ron,
Fiorella Mannoia, Albano. Albano? Ancora viva Albano? No, sto domandando, è ancora viva Albano? Che con tutta l'esperienza in questo campo devono essere giudicati da Greta Menchi. Io mi sto tenendo fuori, sto solo leggendo quello che ha scritto Ned Louis. Ormai l'argomento comunque di Greta Menchi ha coinvolto e tirato in mezzo un po' tutti, da Carlo Conti, Maria De Filippi, Donald Trump, ma anche Rovazzi. E Cliff O'Gorta scrive: ma ci manca solo che Rovazzi viene candidato ai Grammys e le vince pure. Per tutti coloro che comunque non conoscessero Greta Menchi, Greta comunque nei suoi video ha sempre detto che lei comunque ama cantare, ha sempre cantato sin da piccola, infatti tutti quanti dicevano: Greta basta, c'è cioè, anche un certo orario, quindi modera i tuoi tempi. Lei cantava, lei non parlava, cantava. La sua vita è un po' come La La Land, è un musical più che una vita. Lei non parlava, danzava, recitava, faceva, creava, fantasticava, montava, editava, caricava. Quindi lei ha sempre esternato questa sua passione per il canto. E Teo scrive: Greta Menchi nella giuria esperti del festival e io giudice di Masterchef perché mi piace mangiare. Io odio Ticket One. Apriamo questa breve parentesi, perché anche dopo il servizio delle Iene non è cambiato assolutamente nulla. Vi parlo da fan di Ed Sheeran. Volevo andare appunto al concerto di Ed Sheeran a Torino il 16 o il 17 marzo, qualsiasi data sarebbe andata bene pur di andare a un concerto di Ed Sheeran. Ma siccome l'Italia appunto è un paese di merda, perché l'Italia è un paese di merda, io non posso andare. Perché qualora io volessi acquistare un biglietto per godermi uno spettacolo semplicemente dal vivo di un artista che verrà in Italia ora sì e poi chissà mai più, devo pagare il triplo se non il quadruplo del costo del biglietto iniziale, perché se il biglietto su Ticket One costava 40 euro. Fai un refresh, finisco tutti i foto di biglietti, perché io non voglio pensare che tutto il mondo si sia connesso in quel preciso istante. Dopo 3 secondi erano su tutti, e dico tutti, i siti di bagaglinaggio gli stessi biglietti a un costo di 1500 euro. A me questa cosa non va bene. Perché ho detto questo? Perché su Twitter Elisa scrive: quindi mi state dicendo che il 16 marzo, oltre al fatto che non andrò al concerto di Ed Sheeran, uscirà pure il film di Greta Menchi, perché oltre a essere giudice, youtuber, Snapchat, tutto sta, è anche comunque un'attrice con un film comunque che uscirà a marzo, che si chiama Un Natale al Sud. Andando avanti, mi sono sentito chiamato in causa in quanto napoletano e in quanto amante degli stereotipi. Greta Menchi sta nella giuria degli esperti come l'ananas sta nella pizza. Che sapete che poi non l'ho mai assaggiata? Anche questa è una cosa che non sopporto. Per esempio, il web è tutto contro: ma come, gli americani che mangiano la pizza con l'ananas, e se magari è buona? E concludiamo in bellezza, perché Zio Muro mi ha fatto letteralmente morire. Lui deve essere il top comment di questo video, perché scrive: Greta Menchi, giuria di qualità in quanto esperta di cosa esattamente? Capezzoli a forma di cuore! Capezzoli a forma di cuore! Non ho nulla contro coloro che odiano l'ananas sulla pizza. E quindi, ragazzi, che dite? A parte il mio, questi sono i 10 tweet più belli, che poi non so, 10 sono 9, più belli e più divertenti. Dio, che a me hanno fatto ridere. Spero di cuore che questo video vi sia piaciuto. Devo dire tipo il fatto che tipo questo è un video ironico, che no, cioè tanto comunque non lo capisco. Questo non è assolutamente un video ironico. Tutto ciò che dico deve essere preso per vero. Tutto ciò che dice è tutto ciò che pensa. Che pensa ma non lo pensa. E nulla, fatemi sapere davvero qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo argomento di Greta Menchi, giudice dei citofoni. E nulla, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.